Giovedì il governo vara il DPEF, ci sono già state una serie di anticipazioni piuttosto nutrite, c'è qualcosa che voi vorreste chiedere, cosa vi aspettate di diverso, qualcosa che quello che ha detto Renzi ancora anche ieri sera non vi convince? Ma innanzitutto rinviare al 2016 la controriforma alla riforma Fornero. Noi abbiamo bisogno da subito, già nella legge finanziaria, di un segnale importante, che è sicuramente il riconoscimento per la settima salvaguardia degli esodati, il prolungamento dell'opzione donna, ma non basta. Questo è un paese che tiene inchiodati sino a 66-67 anni lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro, spesso a fare lavori incompatibili, impossibili a quell'età, e che continua ad avere oltre il 40% dei giovani disoccupati. Quindi fare da subito una controriforma che lascia la libertà di flessibilità in uscita ai lavoratori e alle lavoratrici è una risposta alle imprese che hanno bisogno di innovazione, quindi di giovani per portare avanti l'innovazione, ai lavoratori anziani ma anche ai tanti giovani disoccupati. E c'è invece qualche cosa che secondo voi sta andando nella direzione giusta? Ma intanto fino adesso si ama quello che leggiamo sui giornali, non abbiamo avuto alcun incontro con il governo, quindi un giudizio compiuto si potrà dare con i documenti davanti, leggendoli. Certamente è importante la riconferma degli 80 euro, seppur parziali, soltanto a chi già l'anno scorso è stato contemplato in questa platea, e gli investimenti che noi vogliamo assolutamente siano prolungati per le nuove assunzioni. Hanno dato un risultato, in modo particolare per la stabilizzazione dei tanti precari che caratterizzano il nostro mondo del lavoro, bisogna che anche in questa finanziaria ci siano. Crediamo importante che il governo voglia dare un segnale tangibile su il Sud e quindi sulla politica industriale del Sud, sullo sviluppo di questo importante pezzo del nostro paese. Riteniamo che però le risorse su ricerca e innovazione siano tra le priorità. Noi abbiamo bisogno di recuperare 25 punti di produzione industriale persa in questi anni di crisi. C'è assolutamente necessità, attraverso l'innovazione e la ricerca, di riposizionare sui mercati internazionali ovviamente le nostre imprese. L'altro aspetto assolutamente importante e indispensabile saranno le risorse per il contratto pubblico. C'è una sentenza, la sentenza va rispettata, questi lavoratori e queste lavoratrici è circa 7 anni che non hanno contratto, è evidente che da subito va aperto quel tavolo e la finanziaria deve prevedere le risorse necessarie per il rinnovo del contratto. La riforma del Senato ormai è addirittura d'arrivo, mi pare, quindi è un passo importante secondo voi? Ma è un passo importante, la domanda che mi faccio è se attraverso questo nuovo modello istituzionale cresce o no la partecipazione e la voglia di partecipare dei cittadini e delle cittadine. Io non sottovaluto per nulla le riforme istituzionali, sono importanti, creano maggiore o minore partecipazione, ma innanzitutto oggi per gli italiani e le italiane il punto cardine, la domanda per il futuro è il lavoro. Qualcosa si è fatto, un po' di segnali positivi ci sono, sia per la produzione industriale che per l'occupazione che per la ripresa dei consumi, ma sono del tutto insufficienti e continuiamo ad avere oltre 3 milioni di disoccupati. Quindi il governo innanzitutto si occupi di questo, di come rilanciare l'economia reale, di come agire sui fattori strutturali per la competitività del paese, innanzitutto gli investimenti su innovazione, ricerca e infrastrutture, e ovviamente come creare un fisco più amico del lavoro, quindi più amico delle imprese e delle buste paga dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo davanti a un momento importante di ridefinizione dei livelli contrattuali, della contrattazione nel nostro paese. Io sono assolutamente convinta che questo ruolo sia un ruolo delle parti sociali, quindi già a luglio la CISA ha fatto una sua proposta richiamando alle responsabilità CGIL, UIL e Confindustria. Il governo però può agire
attraverso la legge finanziaria, defiscalizzando la produttività, quindi la contrattazione di secondo livello. Quelle risorse sono fondamentali. Il gap di produttività tra noi e la Germania è di 20 punti, quindi defiscalizzare quel livello contrattuale può avere un significato davvero importante. Senta, scusi, le volevo chiedere se il governo confermerà il rinvio al 2016 della flessibilità, insomma della discussione quantomeno della flessibilità sulle pensioni. Voi siete pronti a mobilitarvi da soli insieme agli altri sindacati? Già in questi giorni noi stiamo facendo in tutti i territori i presidi davanti alle prefetture organizzati da CGIL e CISL. Domani si svolgerà un importante presidio proprio nella città di Torino, ma ovviamente oltre a questo noi dobbiamo rilanciare la nostra proposta sulla flessibilità in uscita attraverso assemblee innanzitutto sui territori e sui luoghi di lavoro. Devono essere i lavoratori e le lavoratrici, le comunità territoriali protagonisti di tutto questo. Dopodiché all'incontro col governo verificheremo se la sua intenzione è seriamente quella di riaprire il cantiere sulla riforma pensionistica o siamo continuamente agli annunci. In questi mesi ogni opinionista, ogni tecnico, il presidente dell'INPS, vari ministri, parlamentari hanno presentato tante ipotesi. Il governo ha chiuso, ha riaperto, ha richiuso, ha riaperto e adesso ha richiuso. Vogliamo capire se per il governo questo tema è una cosa seria e è una cosa che serve soltanto calendarizzare e calibrare a seconda degli spot elettorali e televisivi, che sono una cosa che poco interessano agli italiani. Senta, invece sui contratti pubblici, se venissero confermate le indiscrezioni, 300 milioni di euro nel 2016, sembra 8 euro a testa, eccetera, siete pronti anche allo sciopero? Guardi, non sono abituata a ragionare sui sé. Voglio vedere, carte alla mano, quanto il governo intende investire. In questi giorni dovremo innanzitutto sbloccare un fattore assolutamente determinante per partire con la contrattazione, che sono il numero dei comparti. Proprio domani abbiamo un incontro all'ARA. È evidente che sarebbe inaccettabile, dopo tanti tanti anni di chiusura sul contratto, immaginare dopo tanti anni 15-20 euro a testa di rinnovo contrattuale. Valuteremo quando le cose le avremo davanti. È evidente che la mobilitazione sarà forte se dovesse ancora una volta riconfermarsi la chiusura sul contratto. Grazie. Senta, l'organizzazione del sindacato, diceva, e malgrado Jovax, comunque continuano ad esserci molti precari, e sembra pare evidente che i precari siano sempre meno fiduciosi nei confronti del sindacato. Qual è la strada che deve percorrere allora la CISL in questo ambito? Far contare i giovani nelle scelte del sindacato. Noi siamo stati anche in questi anni di crisi sempre sul pezzo alle tante tante centinaia di vertenze che abbiamo avuto in tutti i territori e per le aziende di tutti i settori. Dobbiamo però guardare al lavoro, guardare al sistema di protezione sociale, guardare anche alla riforma pensionistica, immaginando innanzitutto che la centralità delle nostre scelte debbano essere i giovani, le giovani donne e i giovani uomini del paese e del lavoro, maggior rapporto con l'università, apertura delle sedi ai giovani che vogliono discutere, vogliono rappresentarsi attraverso la scelta del sindacato e rendere in questo modo il sindacato proiettato al futuro.